Beh, grazie al Presidente, grazie ancora a Mimmo che hanno fatto questo intervento toccante, direi. E quindi noi adesso cerchiamo di fare qualche altro brano, se volete, se no possiamo anche... va bene? Sì. Visto che ci siamo, no, perché magari bisogna andare a casa, è finito. No. Vabbè. No, facciamo sto brano che si intitola Uomini Viaggianti. A proposito di Uomini Viaggianti, il nostro sogno era duplice. Primo, che quando abbiamo pensato a questo brano, primo che la gente viaggiasse liberamente, più che per gioia e per piacere, non più per necessità, per lavoro e per disperazione. E poi non si sa mai nella vita, no? Dell'essere umano, proprio dell'umanità, che un giorno venga riconosciuto il libero diritto di muoversi su questa terra senza dogane, senza frontiere, e magari di andare pure in qualche altro pianeta. Sa dove andare, c'è chi parte soltanto per il mare, c'è chi parte per uno smarrimento, c'è chi invece rincorre un ideale. C'è chi parte per seguire una nuvola, per bere gocce d'acqua quando piove. Piove solo certe sere, dai, dai, dai. Né turisti e né migranti, solo la valigia in mano per un sogno molto strano. Tandararira, tandararira, tandaravira, bambaravà, tandaravira, bambaravira, bambaravira, bambaravà, bambaravira, matti clown e curativi, siamo profughi ambientali o di guerre e di ospedali. Siamo foglie, siamo vento, siamo sempre in movimento, siamo anime in erranza, anima in transumanza, siamo Dante, siamo Mero, siamo il continente nero. Siamo il popolo ebreo, siamo i greci nell'Egitto. Ma chi resta non si arresta, non si ferma con la testa, scava come un minatore, notte e giorno, tutte le ore, siamo uomini viaggianti. Né turisti né migranti, solo la valigia in mano ed un sogno molto strano. Tantara dira, 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 tantara dira. Grazie! Poi, sempre parlando di spostamenti umani, diciamo così, che sarà il movimento del vento che sposta gli esseri umani, non è vero che le persone si spostano per necessità. Pensate a tutti i calabresi, cioè i calabresi hanno un vento di scirocco che mi fa andare verso nord, perché se ci fosse spirasse un bel vento, diciamo, di tramontana, veramente la bora, quella che arriva da Trieste, cioè, tutta la gente, tutti i calabresi andrebbero in Africa, cioè, quindi
sono i movimenti d'aria, diciamo, che spostano la gente, non le necessità. E noi abbiamo fatto questo brano che si intitola Onda Calabra, proprio per dimostrare che diciamo, sono i movimenti dell'aria e delle onde del mare che ti spostano, non diciamo il bisogno, ecco. I tuoi occhi è un luogo della mente, passa il fiume e non ricordo niente, sulla spiaggia ci sono le rose, se le guardo non sono più rose, sotto il cielo di Riace che continua a ridere. Ci aspetterete ancora cantando e accogliendo, sì o no? Sì. Dovete dire sì. Scusate. Tu, ti, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Kleiner, Onda Spiele, Onda Arbach, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Sonne, Scendalaina, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Kleiner, Onda Spiele, Onda Arbach, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Sonne, Scendalaina. I tuoi occhi è un luogo interessante, passa il fiume e non ricordo niente, sulla spiaggia ci sono le rose, se le guardo e non sono più rose, sotto un cielo che non ride mai. Ti aspetterai cantando, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Kleiner, Onda Spiele, Onda Arbach, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Sonne, Scendalaina, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Kleiner, Onda Spiele, Onda Arbach, Onda Calabra, Onda Cilanda, Onda Sonne, Onda Sonne, Scendalaina, la 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 la. Scientifica che l'emigrazione è finita, diciamo, almeno per un certo tipo, è rimasta solo quella, l'emigrazione d'aria, diciamo così, di mare. E vi lasciamo con quest'altro brano, magari che è un brano dove, come dire, si intitola L'Imperatore, no? Ed è un brano dove, cioè, persino, cioè, che lo possono ballare tutti, anche i bambini, le forze dell'ordine, tutti, sindaci, appunto, imperatore. Volete ballarlo allora? Va bene? Però dovete imparare prima il ritornello, che è proprio il ritornello difficile questa volta. Prima era facile quello, quando abbiamo fatto la Nina Nanna per Mimmo Lucano, avete visto, c'era proprio oi ne, cioè, e che glielo dice a fare? Invece questo è difficile, perché dice sono io l'imperatore, cioè proprio è difficilissimo, ci sono tre parole con l'articolo pure, cioè tipo come si dice per gli alberghi, 4 stelle più, cioè come si dice, ecco, queste sono tre parole più, diciamo, inizia con questa, diciamo, nella di Natale.
sigla del mare. Ancora non vedo il cerchio però. Quindi sono io, sono io, sono io, sono io l'imperatore. È difficile, ma vedo che lui guarda con maniera un po' perplessa, come se ci volesse la laurea. Noi le distribuiamo le lauree, cioè sotto banco, però va bene?
governato, sono io il presidente, sono io il dittatore, sono io il consigliere, sono io l'ammazzato, sono io, sono io, sono io, sono io. Io potere che succhia, sono io potere che macchia, sono io potere che sorra, sono io potere che taglia, sono io potere che succhia. Grazie. Sentiamo? Ma rascendiamo? Sì, no. No, non scendiamo. Prenderti per un imbarazzo. Restiamo qua. Ma chiudi. Va bene, concludiamo qua perché ognuno deve rientrare. Manteniamo il collegamento. Ci saranno in questi mesi molte udienze, anzi tue in particolare, poi nel periodo tra aprile dovrebbe essere quella che riguarda più direttamente Mimmo Lucano, ma ce n'è un'altra prima. Creiamo, manteniamo il contatto e soprattutto poi dalle altre città, da Milano, da Napoli, ma anche dall'estero, si faranno altri momenti per tenere alta l'attenzione su questa cosa. Il nostro significato è quello della presenza, dimostrare che questa cosa riguarda tutti, e anche della fiducia. Vogliamo sperare che per una volta si possa ribaltare questa disumana ingiustizia. Grazie a tutti, arrivederci, ciao.